Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, un nuovo video di grande cultura giapponese. Allora, prima di iniziare volevo aggiornarvi sulla schedule del canale. Infatti usciranno dei nuovi video adesso tutti i martedì all'1:45. Farò uscire anche dei video il venerdì sempre alla stessa ora. Quindi vi beccherete sempre uno o due video miei a settimana. Il video di oggi sarà un nuovo video classifica. Parleremo dei 10 tipi di ragazze che potrete incontrare in Giappone. Così io vi metto in guardia. Volevo dire che questo video ho preso ispirazione dal video che ha fatto uno youtuber. La mia lista è molto simile perché alla fine i tipi di ragazze sono quelli. Cercando sui siti giapponesi, ho cercato su vari siti, è venuta la stessa identica lista che ha messo lui. Probabilmente pure lui si è ispirato a questa lista, quindi vabbè. Comunque ve la racconto dal mio punto di vista con la mia esperienza, quindi spero vi possa essere utile. Devo dire che facendo questo canale sul Giappone un sacco di ragazzi mi hanno scritto: oh mamma mia, che fortuna che tu hai sempre la possibilità di conoscere ragazze giapponesi, o che fortuna che, ma sei in Giappone, ci sono le giapponesi che sono tutte così carine e cute. Allora, io volevo dirvi una cosa. Innanzitutto, che le ragazze magari più stereotipate, quelle che voi immaginate come le giapponesi tipiche, sono considerate le ragazze del primo tipo, che sono le ragazze buriko. Buriko vuol proprio dire pretendere di essere, insomma, delle bambine. Infatti sono delle ragazze che si atteggiano un po' così. Nani tsukuro? Nani tsukuro? Yote tomo pade usagi-san! E fanno finta sostanzialmente di essere delle bambine di 10 anni, che magari così a primo impatto a qualcuno possono essere anche aggraziate, carine, dolci. Però vi assicuro che se ci rimanete insieme per più di 2 giorni non le sopporterete più. È difficile sostenere una discussione impegnativa. Questa tipologia di ragazze fa sempre finta di comportarsi da deficienti sostanzialmente, perché vabbè, a parte che ci sono anche in Italia le ragazze che fanno finta di essere sceme, però in Giappone diciamo che c'è proprio tutto un training che ti porta a fare per poter essere così, quindi è una categoria che sconsiglio e io mi trovo molto a disagio con le ragazze buriko perché saranno di un rumoroso, non lo so, io mi trovo molto a disagio perché sinceramente non ho interesse ad andare con una di 10 anni e men che meno una che pretende di averne 10. Comunque vabbè, questo is my opinion. La seconda categoria, che sono sicuro che molti di voi conosceranno, è la categoria delle tsundere. Tsundere, vabbè, sono quelle ragazze che a primo impatto sembrano super stronze, che se la tirano, molto aggressive e anche sicure di loro, però diciamo che sotto sotto nascondono un'indole abbastanza tenera e un grande cuore. E una cosa che mi piace delle tsundere è che comunque non cambiano il loro modo di essere per potersi mettere con un ragazzo, a differenza di molte altre ragazze che andrò ad illustrare in questa lista. Tra l'altro anche le ragazze un po' scemottine della categoria precedente. Continuiamo con la categoria delle giapponesi pure. Queste ragazze sono quelle che vediamo in TV o nei film. Quasi tutte le attrici rientrano infatti in questa categoria, che sono la categoria delle Seijun-ha. Il motivo per cui quasi tutte le attrici sono di questo genere è perché sono particolarmente apprezzate un pochino da tutti i ragazzi in Giappone, perché comunque dimostrano una certa maturità, eleganza, modestia e comunque sono anche dolci al tempo stesso. Quindi è praticamente un mix tra le ragazze un pochino serie e quelle un po' più carine, diciamo, kawaii. Anche tradizionalmente sono state quelle che sono sempre più apprezzate in tutta la storia del Giappone, diciamo. La quarta tipologia di ragazze, queste sono le ragazze carnivore, ossia le Nikushoku Onna, che questa è una tipologia di ragazze che vabbè, diciamo che si è diffusa negli ultimi anni soprattutto perché i media l'hanno spesso messa in contrapposizione con i ragazzi erbivori. E quindi queste ragazze carnivore sono le ragazze che fanno la prima mossa, quelle che magari chiedono a un ragazzo di uscire, eccetera eccetera, perché comunque per la società giapponese solitamente è sempre il ragazzo che chiede alla ragazza di uscire, ma in generale penso anche in Italia che succeda più così. Però in Giappone non succedeva spesso questa cosa, che le ragazze andassero all'attacco, e quindi c'è stato proprio il nome di questa categoria, che sono le Nikushoku Onna. Questa tipologia di ragazza non si preoccupa troppo di essere rifiutata, infatti se ciò avvenisse passerebbero direttamente al prossimo.
Passiamo alla categoria delle gyaru, che durante il mio primo periodo in Giappone erano ancora in voga, anche se vabbè, diciamo che la categoria delle gyaru ha avuto il boom a fine degli anni 90, quando c'era la cantante Nami Amuro che era al top e tutte volevano essere come lei. Lei aveva questo look abbastanza gyaru, infatti si vestiva, insomma, si metteva il trucco molto pesante, si faceva la pelle anche un pochino più scura, abbronzata con il make up, si tingeva i capelli di chiaro, e quindi tutte le ragazze volevano essere come lei e la imitavano nella moda e nello stile. Devo dire che questa tipologia è andata via via scemandosi, dal momento che comunque, beh, Nami Amuro in questo momento è, tra l'altro, si è anche ritirata dalla carriera musicale. Hamasaki Ayumi, che era un'altra, diciamo, pioniera di questo stile, non la prima, la prima è stata Nami, però anche lei, diciamo, che non è più sulla cresta dell'onda. Adesso sono molto più famose idol come le AKB eccetera, quindi diciamo che ci sono molte meno ragazze di questo genere. Ogni tanto se ne vedono qualcuna magari a Harajuku e Shibuya, però sempre meno, sempre più ragazze infatti scelgono un look più naturale. Passiamo adesso alla sesta categoria. La sesta categoria è quella delle business woman. Questa è una categoria che si sta diffondendo sempre di più, che sono praticamente la donna in carriera, però la donna in carriera in modo eccessivo. Se devi prendere un appuntamento con lei possono passare 2 mesi. Not free this month, maybe in 2 months. Quando le chiede un appuntamento, la prima cosa che fa è tirare fuori l'agenda e vedere in che mese posizionare il vostro famigerato incontro. Queste ragazze, vabbè, daranno la priorità al lavoro più di ogni altra cosa, magari lavoreranno anche nei weekend e il loro obiettivo principale non sarete voi, ma sarà la carriera. Dopo questa categoria non possiamo che nominare le aspiranti casalinghe. Questa categoria in realtà è una categoria, vabbè, molto diffusa, anche se, vabbè, va un pochino contro tutte le posizioni delle attiviste femministe, però sono praticamente quelle donne che vogliono ad ogni costo sposarsi il prima possibile, fare una famiglia e diventare delle casalinghe. Queste ragazze probabilmente si rivolgeranno già da 20-24 anni, ma a volte anche prima, a delle agenzie matrimoniali per trovarsi il marito. Molte di queste donne saranno portate per fare i lavori di casa, cucineranno, laveranno e faranno tutto, tuttavia dipenderanno completamente da voi economicamente e molto probabilmente vorranno avere dei bambini. Passiamo adesso all'ottava categoria, che sono la categoria che purtroppo molti stranieri, io incluso, abbiamo avuto l'occasione di conoscere, che sono la categoria delle Gaijin Hunter. Gaijin Hunter sono quelle donne che farebbero carte false per potersi mettere con uno straniero. Avevo già parlato in realtà in un altro video, quello sulle relazioni, se non l'avete visto ve lo lascio qui. Sono quelle donne comunque che hanno questo bisogno di mettersi con uno straniero, un po' perché essere con uno straniero è un po' uno status symbol per alcuni giapponesi, un po' perché magari, non lo so, hanno visto lo straniero in qualche film e si sono fatte questo ideale di questo straniero e di questa vita amorosa, magari che è più romantico, che è più galante, e vogliono assolutamente mettersi con uno straniero. Il mio consiglio è quello di stare alla larga da questa tipologia di donne, perché non sono attratte da voi, ma sono attratte dall'idea che hanno di voi e spesso hanno delle aspettative che voi non potrete colmare. Tra l'altro ci sono un'altra sottocategoria di queste Gaijin Hunter, che sono quelle Gaijin Hunter, quelle che invece non sono interessate realmente a avere una relazione, ma l'unico loro obiettivo è quello di migliorare il loro inglese. Queste mi stanno ancora più sul cazzo. Andiamo avanti con le ultime 2 categorie. Allora, questa è una categoria, vabbè, non che in realtà ha avuto un granché a che fare, però esiste, l'ho trovata nell'elenco dei siti giapponesi, che sono le ragazze mammone. Secondo me le ragazze mammone tendenzialmente non escono con stranieri, quindi forse questo è uno dei motivi per cui non ne ho mai avuto l'occasione di conoscere. Comunque le ragazze mammone sono quelle che si portano le mamme appresso agli appuntamenti e vivono ancora con i loro genitori anche oltre i 30 anni eccetera eccetera. Devo dire che se volete uscire con queste ragazze, indubbiamente dovete saper parlare la lingua giapponese per poter comunicare con la loro mamma, e dovete anche cercare di farvela amica, perché se state antipatiche a lei non credo che ci sarà grande modo di avere una relazione. La priorità di queste donne non sarete voi, ma saranno le loro mamme, quindi diciamo che è una categoria che personalmente sconsiglio. Concludiamo con le ragazze occidentalizzate, che sono quella tipologia di ragazze che, vabbè, queste forse sono quelle che consiglio di più, nel senso non è che le consiglio di più perché sono migliori di altre, però diciamo che sono quelle un pochino più aperte, che magari hanno vissuto all'estero e che quindi è più facile approcciarsi se volete instaurare una relazione. Questa tipologia di ragazze
ragazza sia la più facile da approcciare se magari non vivete in Giappone da, che ne so, tantissimi anni come me. Dovete avere un qualcosa che vi unisce. Quindi queste ragazze occidentali sono delle ragazze che magari hanno vissuto all'estero o hanno una genuina passione per i paesi stranieri, non come le Gaijin Hunter, ma in modo più genuino, appunto. E quindi hanno un approccio mentale un pochino più vicino magari alla cultura occidentale. Per esempio ci sono le Chicana, che se le vedete vi sembrano delle latine, perché praticamente sono inserite nella cultura delle latine. Questa tipologia di ragazze in realtà ha anche aperto una grande discussione, che vabbè, volevo parlarne sul canale, però alla fine ho finito per non fare il video. Vabbè ragazzi, queste erano le tipologie di ragazze di cui ho parlato. Ricordatevi che questa è una categoria soggettiva, non tutte le ragazze che sono così, ovviamente non tutte le giapponesi rientrano in queste categorie, però vi ho dato delle linee base, diciamo, sulla base magari dell'esperienza che ho fatto io e sulla base di siti giapponesi che parlavano di questo elenco di ragazze. E ditemi se volete che faccia anche la classifica dei maschi giapponesi, che ho trovato anche quella cercando su internet. E se avete delle domande o altri argomenti di cui volete che parlo, ne parlerò, scrivetemelo nei commenti. Grazie davvero per vedere questi video, sono molto contento che non vi dispiaccia che adesso faccio vedere due occhi. Devo dire, è stato un lungo percorso, però mi ha fatto piacere anche ciò. Un mega abbraccione da Sema e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!